Bene, potrebbe quindi illustrare, dare un suggerimento quindi ai ragazzi che oggi concludono gli studi universitari e si apprestano a intraprendere, diciamo, quello che è un percorso di iniziazione al lavoro? Ecco, su questo, insomma, nei 20 anni come direttore di risorse umane di multinazionale, poi di una grande azienda reggiana, credo mi abbiano portato a, così, a raccogliere qualche informazione, soprattutto vedendo molti casi pratici. Non voglio dare consiglio o ricette a nessuno, ma credo che con il cambiamento del mercato del lavoro di oggi, direi che la prima cosa da fare è non drammatizzare le scelte scolastiche e anche le scelte professionali lavorative, non c'è nulla di irreversibile, e poi adottare alcune tecniche, alcuni metodi. La prima credo sia quella che un ragazzo deve soprattutto fidarsi delle proprie attitudini. Una volta si diceva inclinazione, poi dopo ho sparito un po' questo termine, ma insomma è la stessa cosa. E poi avere quella logica, io dico, dell'elastico, cioè accettare a favore di una posizione che abbia dei contenuti molto coerenti con le proprie attitudini, anche magari una posizione che economicamente, logisticamente, sia magari un po' più scomoda o il rapporto di lavoro meno stabile, però che premi una coerenza con le tue aspirazioni. Quindi la logica dell'elastico è accettare subito anche qualcosa di meno rispetto alle tue ambizioni, per poi dopo poter fare qualcosa di più, come si fa con la fionda che si ritrae per poi tirare più in lungo. Alcune altre informazioni sono informarsi sull'azienda presso la quale si fa una domanda di lavoro, ancora meglio se questa azienda ti offre un posto di lavoro. Cioè informarsi se questa è un'azienda che aiuta ad apprendere, che ha dei piani formativi. E poi, una volta in azienda, in modo lucido, se vogliamo anche impietoso, rapidamente cominciare anche a occuparsi della rappresentazione di sé che c'è in quell'azienda, cosa pensano gli altri di te, qual è il livello di legittimazione, di reputazione che ti stai guadagnando. Non essere indifferenti un po' a quello che gli altri dicono di te e umiltà sul fronte delle posizioni lavorative, cioè non sottovalutare il fatto di fare delle attività anche in affiancamento, di supporto all'inizio. E l'ultima, che secondo me credo poi le ricomprende, le raccolgo un po' tutte, è quella di vivere così con consapevolezza e motivazione il fatto che si continua a studiare ed imparare durante tutta la vita lavorativa, cioè lifelong learning non è un principio astratto, ma davvero nella vita non c'è un periodo in cui si studia, un periodo in cui si lavora, un periodo in cui si va in pensione. Questo detto così sembra una frase fatta, ma in realtà tutti quelli che lavorano in azienda sono richiesti di cambiare piattaforme gestionali, comportamenti organizzativi, modelli organizzativi, internazionalizzazione dell'azienda, quindi aperti a un apprendimento che richiede anche lo studio, proprio lo studio, la fatica dello studio.